durante la salita, quindi durante questa componente, quando passate dalla linea centrale e salite, spingete le gambe in avanti e poi le trascinate quando scendete. Non va bene. Questo trascinare le gambe vuol dire che io ho arrotondato solo la parte dorsale, cioè non ho fatto più lo scoop addominale per scendere, mi sono lasciato cadere e mi sono tirato dietro le gambe. Vedete questo rumore che fa l'antiscivolo sul pavimento? Qui non c'è lavoro del pavimento pelvico. Cioè che succede? Succede che il mio corpo dalla posizione retta, a un certo punto io anziché fare questo, anziché articolare il bacino e andare in retroversione col mio bacino per iniziare la discesa, voi avete mollato la parte bassa e avete arrotondato la parte alta. Avete fatto una cifosi e vi lasciate cadere. Questo è sbagliato perché è indubbio che io tonifico la parte medio-alta addominale. Poi l'addome lavora sempre, lavora tutto, non è addome basso, addome alto, no. Nel roll up e nel roll down l'addome lavora tutto. Però ci deve essere una componente, soprattutto quando scendiamo, del mio bacino che spinge i talloni in avanti. I miei talloni dovrebbero rimanere fermi o muoversi il meno possibile. Allora sto scendendo attivando il pavimento pelvico. Altrimenti se faccio questo mi lascio cadere. Allora la fase negativa dell'esercizio, quindi la fase diciamo eccentrica, risulta nulla. È come se non l'aveste fatta. Invece io devo trattenere il peso, non devo lasciarmi cadere. Io devo sempre vincere la forza di gravità. Quindi è vero che la vinco nel salire. Quindi la forza di gravità preme su di me, io vado in alto, mi arrotondo, mi tuffo in avanti, supero i piedi e poi ritorno. Ma qua, quando sto cadendo, io continuo a contrarre l'addome per vincere la forza di gravità. Quello che vi aiuta è spingere avanti. Di avere questa sensazione come se io avessi una parete e la dovessi spingere e mano a mano riappoggio tutto. Però è importante, soprattutto quando scendete, che non trascinate le gambe. Sì, un po' si spostano, il meno possibile. L'idea sarebbe che gli ischio crurali, quindi i muscoli posteriori della coscia, spingessero in avanti mentre io vado indietro. Quindi devono esserci due forze opposte perché io mi allunghi. Quindi devo avere un punto che si allontana, un punto che si allontana. Allora quello che è in mezzo si allunga. Ma se non ho questa componente dei due punti che si allontanano, quello che è in mezzo cade su se stesso. No, non è che non basta. Deve esserci però una componente muscolare per spingere le gambe avanti. Allora sento che le gambe fanno come da contrappeso. No, non rimango nemmeno più laggiù. Facciamo una prova. Quindi parti eretta,